Carpi, nel senso sono il Carpi che poi arriva in Serie A, parte proprio dal Carpi di Stefano Vecchi. Cioè lì sono state messe le basi, poi perché come hanno dicevo, saputo lavorarci sopra. Come dicevo prima, beh, intanto c'è una società solida e Giuntoli... Si è presenti Lanzoni anche lì, no? No, no. E Giuntoli, direttore sportivo, che sì, adesso a Napoli, che è molto bravo, che ha costruito, diciamo così, questo miracolo. E assieme, ripeto, abbiamo fatto l'inizio della stagione in Serie B, dove, ti ho detto, c'era qualche giocatore che non si sapeva se poteva fare la categoria, qualcuno in uscita, qualche giocatore da prendere, l'abbiamo preso all'ultimo giorno di mercato, dopo due o tre partite di campionato. Per cui abbiamo iniziato un po' così. Abbiamo finito molto bene con 5 o 6 vittorie il girone di andata, il girone di ritorno è partito con una vittoria, una sconfitta, un pareggio, un'altra vittoria, e si erano create probabilmente delle aspettative diverse. Poi sono andato via, la squadra comunque è rimasta bene o male in quella posizione di classifica, però l'anno successivo ha vinto il campionato. Il rammarico, il rimpianto è che poteva toccare anche a me, poteva, nel senso. Però, lo dico da interista, quel danno è stato un bene per l'Inter, è stato un bene per noi, perché poi libero sul mercato arriva la chiamata dell'Inter per... Ma io contentissimo di quello che è successo poi, è andata bene al Carpi, è andata bene anche a me, perché com'è, ritengo... Com'è arrivata la chiamata? Cioè, qual è stato... Ma perché allora... intanto andare a cercare per la primavera un allenatore non di settore giovanile, perché la profilatura di solito è che dal basso, non so, è quello della juniores che va in primavera, quello degli allievi che va in primavera, è raro che si vada a cercare, si vada a prendere un allenatore che arriva dai professionisti. Mi ha chiamato il direttore sportivo del Sud Tirol, Piazzi, dicendomi: guarda che Samaden, il direttore del settore giovanile dell'Inter, mi ha chiesto il tuo numero di telefono, e gli ho detto chiamalo subito, digli che se vuole all'Inter ci vado subito. Poi mi ha chiamato Samaden, ci siamo visti a pranzo, mi ha spiegato cosa stavano cercando loro, e io molto sinceramente, molto chiaramente gli ho detto: io con i ragazzi non ho mai fatto, e se mi deve prendere, mi devi prendere per fare il settore giovanile, sinceramente non mi sento all'altezza della situazione, anche se all'Inter tornerei, ci verrei volentieri a piedi, sinceramente. Lui mi fa: no, noi stiamo cercando un allenatore che allena come se fosse una prima squadra, per cui noi ti mettiamo a disposizione lo staff, se vuoi fare doppi allenamenti, le strutture, quello che è qualsiasi tipo di materiale, tu devi allenare come se fosse una prima squadra. Noi da quest'anno vogliamo considerare la primavera come se fosse una prima squadra, per preparare i ragazzi ad uscire. E allora a quel punto gli ho detto: allora penso di poter essere all'altezza di farlo. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama all'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.